che di noi non capisce la suggestione del colore. Purtuttavia, nel romanzo di Gaggiano, il colore è artefatto e ci sono dei passi anche del pasticciaccio in cui la rappresentazione, le suggestioni visive sono artefatto, perché c'è una ragione sommersa. Da quel pasticciaccio di via Maiorana, anche lì si tratta dunque del sogno, il brigadiere Pestalozzi che si reca dunque al laboratorio della Zamira Pacori. Che deve essere apprezzata per quello che essa è, indipendentemente dall'autore che l'ha creata, ripeto la nostra frase detta. Quel sogno delirante che dicevo prima si realizza in un turbinare di immagini che susseguono con un ritmo assai più celere, assai più rapido e continuo del sogno. Aveva veduto nel sonno, o sognato, nel sonno, che diavolo era stato capace di sognare. Uno strano essere, un pazzo, un topazio. Aveva sognato un topazio. Che cos'è infine un topazio? Un vetro sfaccettato, una specie di fanale giallo-giallo, che ingrossava, ingrandiva d'attimo in attimo, fino ad essere poi subito un girasole, un disco maligno che gli sfuggiva, rotolando innanzi e pressoché al di sotto della ruota della macchina, per muta magia. La marchesa lo voleva lei, il topazio. Era sbronza, strillava e minacciava, pestava i piedi, la faccia stranita in un pallore, diceva delle porcherie in veneziano, in un dialetto spagnolo più probabile. Aveva fatto una cazziata al generale Ribaudengo, perché i suoi carabinieri non erano buoni a raggiungerlo su nessuna strada o stradazia, il topazio maledetto, il giallazio, tanto che al passaggio a livello di Casale era involato lungo le rotaie cangiando sua figura in topaccio e ridarellava topo, 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 e il Roma-Napoli filava, filava e tutta corsa dietro al crepuscolo e pressoché già nella notte e nelle tenebre circea, diademato di lampi e di scintille spettrali sul pantografo, lucano cervo saturato d'elettrico, fin tanto che, avvedutosi come non gli bastava a salvezza che la rotolata pazza, il topo topazio s'era derogato di rotaia, s'era buttato alla campagna nella notte verso le gore senza voce del campo morto. Le donne del casello strillavano che era ammattito. Lo fermassero, lo ammanettassero, il locomotore lo rincorreva in palude, coi due gialli occhi tutta per scrutava la giuncaia e la tenebra fino laggiù, dove i nomi si diradano, a piè il monte della Contessa Circia, ove luminare e ghirlande dondolavano sopra le altane al lido, nello spiro serotino del mare. Nerei lividi, appena emerse dal frutto e subito ignudatesi della loro veste d'alghe e di spuma, fra l'andi rivieni dei camerieri in bianco e dei sifoni ghiacci e delle fistule, solevano allegrare la notte fascinosa di Castel Porcano. La contessa, tra languide nenie, dimandava una fiala al sonno, all'oblio, ai ghirigori vani, agli smarrimenti del sogno di non essere. Questo è difficile a comprendersi in un certo senso, è la difficoltà della lettura, la diffusione, la conoscenza dell'autore non dipende dal fatto che lui era l'autore, è un aspetto della sua personalità, non bisogna secondo me cadere nell'errore di dire l'altro non è conosciuto, non è apprezzato perché era nevrotico, no, questo non accetto, questo non accetto, no, ma è così, ecco perché io ho scelto. Uno dei motivi della scelta, perché è un autore veramente grande, ma non perché umanamente era fatto in quel modo, perché l'opera sua era grande, ed è grande, ed è di profondo, interesse. Lo stesso Gadda può agganciarsi all'eorealismo, al verismo di Verga, per quell'aspetto ideologico che è attribuito al suo linguaggio, così in Verga e così anche in Gadda. Così Manzoni, così belli. La forza sistematica del carattere, questa gloriosa lampada a petrolio che ci fuma di dentro e fa il filo e ci fa neri di bugie di dentro, di bugie meritorie, grasse, bugiardosissime, e alla buona opinione di sé,
per sé sola, ma sognare è fiume profondo che precipita a una lontana sorgiva, ripullula nel mattino di verità. Parve incredibile al dottor Higueroa che un uomo di corporatura normale, alta anzi, di condizione socialmente così elevata, potesse lasciarsi ancorare a delle sciocchezze come quelle, ma lo sgomento e la tristezza erano troppo evidenti nello sguardo di persona che teme, che ha un qualcosa che l'occupa, un rimorso, terrore, odio. Anche nel sole pieno, nel canto, nella pienezza dolce e distesa della terra. Un sogno, strisciandomi verso il cuore, come insidia di serpe, nero. Era notte, forse tarda sera, ma una sera spaventosa, eterna, in cui non era più possibile ricostruire il tempo degli atti possibili, né cancellare la disperazione, né il rimorso, né chiedere perdono di nulla, di nulla. Gli anni erano finiti, in cui si poteva amare nostra madre, carezzarla o aiutarla. Ogni finalità, ogni possibilità si era impietrata nel buio. Tutte le anime erano lontane, come frantumi di mondi. Perse all'amore, nella notte, perdute, appesantite dal silenzio, consce del nostro antico dileggio, esuli, senza carità da noi nella disperata notte. E io ero come ora, qui, sul terrazzo, qui, vede, nella nostra casa deserta, vuotata dalle anime, e nella casa rimaneva qualche cosa di mio, diserbato, ma era vergogna indicibile alle anime, degli atti, delle ricevute. Non ricordavo di che. Le more della legge avevano avuto chiusura, il tempo era stato consumato, tutto nel buio era impietrata memoria, nozione definita, incancellabile. Dalle ricevute, che tutto, tutto era mio, mio, finalmente, come il rimorso. E il sogno, un attimo, si riprese in una figura di tenebra, là, là dove sono andato, orora, ha visto al cantone della casa, ecco, vede là, nera, muta, altissima. Come rivenuta dal cimitero, forse col suo silenzio arrivava alla gronda, sembrò velo funereo che ne ricadesse. Forse era al di là di ogni dimensione, di ogni tempo. E con questa lettura noi terminiamo la prima fase dei nostri incontri di letteratura. Bellissimo.